Ma ciao a tutti! I recenti avvenimenti sul pianeta sono stati predetti dalla famiglia più famosa del mondo animato, cioè i Simpson. Non si sa come Matt Groening più di una volta ha creato storie in grado di mostrare il nostro futuro. Ma come fa? Addirittura sembra abbia anche predetto il temibile coronavirus e pure la terza guerra mondiale. Sarà così? Scommetto che siete curiosi, quindi se siete già passati dal mio canale Telegram ufficiale di sconti per risparmiare, siete sedurejati, partiamo! Numero 10 Smartwatch. Partiamo col botto con una rivelazione scioccante. Il primo orologio ad essere considerato uno smartwatch è stato il Seiko Pulsar NLC01, secondo moltissimi, uscito nel 1982. Ma nel mio cuore saranno sempre i Simpson ad aver inventato il primo vero e proprio smartwatch, o almeno il primo orologio con cui era possibile parlare in mancanza di amici. Nell'episodio del 19 marzo 1995 possiamo vedere una scena in cui il fidanzato di Lisa parla con il suo orologio. Era una specie di telefono-orologio. Ok, non rappresenta moltissimo quello che abbiamo oggi, ma comunque Matt Groening sapeva che perfino i nostri orologi sarebbero cambiati. A tal punto dopo 20 anni. Infatti solo dopo questo lasso di tempo è scoppiata veramente questa moda. E niente, io darei un punto ai Simpson in questo caso. Numero 9 Presidenza inaspettata. Questa sicuramente la sapete in molti, ma volevo ribadirlo. A volte viene pubblicata una copertina con un confronto tra Trump eletto nella realtà e Trump nei Simpson. Quella non è una cosa predetta dai Simpson. Nella serie animata il presidente è stato mostrato nel 2015 e non nel 2000. Ma in questa data sono successe tante cose. In un episodio chiamato Bart al futuro, wow, che schifo ho detto in italiano, meglio in inglese, rifacciamo. Allora, nell'episodio Bart to the Future, Lisa era presidente e aveva detto una frase davvero particolare, che parlava della crisi di bilancio creata dal suo predecessore prima di essere eletta, cioè Donald Trump. Ma che furbacchioni questi che creano le storie dei Simpson nei vari episodi. A tal proposito mi correggo su una cosa, non è solo Matt Groening a ideare le storie, c'è tutto un team che si occupa di ciò. Numero 8 Notre Dame. Ad aprile 2019 un evento davvero bruttissimo ha coinvolto una costruzione storica, la Cattedrale di Notre Dame. È ancora oggi il principale luogo di culto a Parigi. Molti non si sono arresi anche se è caduta. Aveva da raccontare ancora molte storie e molti segreti. In un episodio particolare possiamo vedere Mr. Burns davanti alla cattedrale di Notre Dame, springfieldiana ovviamente, che brucia. E ovviamente il tutto molti anni prima dell'evento catastrofico originale. Ma c'era un piccolo grande problema. Questa immagine era fake. Ancora adesso gira in rete, ma i Simpson non hanno predetto un evento del genere. L'originale mostra una scena di Homer che porta Marge dentro la cattedrale. Quindi dopo tutto non sono così bravi. Oppure sì. Continuiamo e vediamo cosa esce. Numero 7 Autocorrettore. I bulli hanno molti impegni nei Simpson, tipo dare fastidio al secchione della classe e continuare a farlo per molte ore durante la giornata. Ovviamente impegni così impegnativi richiedono anche agende così agendose. In un episodio andato in onda nel 1994 potevamo vedere Spada e Patata. Ma che... va bene che non guardo da un po' i Simpson, ma davvero si chiamavano Spada e Patata? Dicevo, in un episodio questi due si sono segnati una memo in un pad simile a uno smartphone, cioè picchiare Martin. Però questo incredibile prodigio tecnologico ha corretto la loro frase con mangiare Marta, che in inglese è Eat Up Marta, che ha molto più senso che in italiano. Ma la vera domanda è, chi è Marta? La madre terrestre di Clark Kent davvero andava in quella scuola? Non lo sapremo mai forse, però abbiamo visto come l'autocorrettore sia nato grazie ai Simpson. No, scherzo, però potrebbe essere una predizione, chi lo sa. Numero 6 Lady Gaga. Vi ricordate l'episodio Lisa diventa Gaga del 2012? Non sto qua a raccontarvi la trama, ma c'è stata una scena in particolare ad aver attirato l'attenzione. Quella in cui Lady Gaga veniva portata sul palco, diciamo volando, con delle funi attaccate dietro di lei. Beh, anche questa cosa minuscola e insignificante si è rivelata esatta. Nel Super Bowl del 2017, in effetti, la cantante era arrivata in quel modo. Sarà stata davvero una lettura del futuro oppure Lady Gaga l'aveva fatto apposta? Per farci parlare di lei. Insomma, i Simpson sono conosciuti da tantissime persone, quindi può essere che pure Lady Gaga sappia del loro potere premonitore. Fatemelo sapere nei commenti. Numero 5 Il caso della carne di cavallo. Non so in quanti si ricordino di questo scandalo, quindi vi rinfrescherò la memoria. In Irlanda all'inizio del 2013 vennero fatti dei controlli sulla carne di manzo, che però non era al 100% di manzo, ma un miscuglio tra quest'ultimo e la carne di cavallo.
Il tutto ha assunto proporzioni gigantesche quando è stata coinvolta la Findus, che nella sua lasagna alla bolognese aveva lo stesso tipo di carne. Cavolo, non so più di cosa fidarmi. Comunque, anche in questo caso i Simpson avevano previsto tutto. Ma come diavolo fanno? Nell'episodio Il direttore in grigio verde del 28 aprile 1994 possiamo vedere la cuoca della mensa, che mischia parti di carne di cavallo nella pentola, dove stava cucinando per poi servire tutto agli alunni. Pausa quiz. Stavolta farò qualcosa di diverso, di tanto in tanto porterò quiz del genere. Vi mostrerò tre immagini importanti che fanno parte di un film o di una serie o quello che volete, e dovrete indovinare il nome del film o della serie o di quello che volete. Siete pronti? A che cosa si riferisce questa sequenza di immagini? Stavolta non vi darò nemmeno le risposte. Buona fortuna e ci sentiamo alla fine per avere le risposte a tutte le domande. Commentate sotto il commento in primo piano che lascerò ovviamente. Numero 4 Farmville sei tu. Cosa piace ai giocatori di tutto il mondo videoludico? Ehi, proprio tutti, eh? Ok, beh, non tutti, ma la maggior parte sì. Ecco, come posso dirlo, a tanti piace vivere una vita normale nei videogiochi. E non ditemi che non è così. The Sims, per esempio, consente di avere una casa, un lavoro e una vita amorosa piena di soddisfazioni. Wow, un vero sogno. Oppure i vari simulatori come Farmville consentono, ecco, di fare l'agricoltore. Non lo so di preciso visto che non ci gioco, ma la nostra famiglia preferita lo sapeva che saremmo diventati così rurali? Oggi sono pieno di domande per me stesso. In un episodio del 1998 venivano mostrati gli alunni delle elementari di Springfield che si divertivano con la realtà virtuale, molto alla Farmville. Con questo non voglio dire che sia stata una predizione al 100%, ma si sono avvicinati moltissimo sia ai VR che a questo genere di simulatori. Numero 3 Disney e Fox. Ormai questi sono gli anni Disney, sta comprando e conquistando tutto questa compagnia. I cinema di tutto il mondo sono diventate banche per loro, riescono a incassare il miliardo di dollari a film come Io mi cambio le mutande ogni giorno. Questo perché? Beh, perché stanno comprando ogni concorrente in grado di tenerle testa, nel presente o in un futuro prossimo. Ed è la mossa giusta, sembra. E i Simpson avevano previsto pure una cosa del genere. Sempre nel 1998 era uscito un episodio dove per un secondo veniva mostrato il logo 20th Century Fox con sotto la scritta una divisione di Walt Disney. E sappiamo benissimo cosa è successo a marzo 2019. Disney ha comprato per 71 miliardi la compagnia avversaria, ottenendo tantissimi vantaggi. Tra un po' manca solo che conquisti il mondo, sarà marcato Disney. Ora finalmente potrete dire che state guardando un cartone animato Disney quando guardate i Simpson. L'ammetto, io lo dicevo anche prima nella mia ignoranza. Prima di concludere con le ultime due scioccanti verità, la risposta al quiz era Matrix. Esatto, quel film con Keanu Reeves, che ci ha fatto sognare un mondo incredibile dove era possibile schivare le pallottole facendo una mossa da limbo. Continuiamo. Numero 2 La terza guerra mondiale. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno avuto un paio di problemini di comunicazione. Ripeto, non faccio giornalismo, quindi ci sono argomenti che non tratterò mai in modo specifico. Piuttosto vi consiglio il canale di Breaking Italy che illustra tutta la situazione in modo molto completo. Comunque sia, la tensione tra i due stati sembra faccia pensare a una terza guerra mondiale, che per ora è lontana, ma moltissimi hanno già cominciato con la guerra dei meme. E i Simpson l'avevano previsto. Nell'episodio della scoperta dello smartwatch, il fidanzato di Lisa va con Homer da Bo e inizia una piccola discussione proprio con quest'ultimo, che zittisce Bo dicendogli che l'Inghilterra li ha protetti durante la Terza Guerra Mondiale, replicando alla frase del barista. Insomma, una cosa da niente, ma comunque davvero importante per alcuni fan del mistero. Numero 1 Coronavirus. E siamo arrivati al punto desiderato da tutti? No, aspetta, non credo proprio. Comunque sia, ho fatto un piccolo video di recente sul coronavirus su una possibile motivazione per la diffusione. Alcuni dicono sia iniziato a causa del tipo di carne, altri da un laboratorio dove facevano esperimenti sui virus. Non do opinioni e non mi interessa. La cosa che invece andremo a vedere riguarda i Simpson. Nell'episodio 21 della stagione 4, Homer aveva ordinato uno spremi agrumi online. Ma prima della consegna un dipendente ammalato aveva messo dentro anche i suoi germi, oltre al prodotto. E alla fine, arrivato a Springfield, il tutto si è diffuso da Homer a quasi tutti gli abitanti di Springfield. La cosa particolare però è che non veniva inviato dalla Cina, bensì dal Giappone, precisamente da un dipendente ad Osaka. Quindi i Simpson avevano predetto anche questo? Beh, non direi proprio. In questo caso hanno previsto una generica diffusione di una generica malattia di un generico virus.
Niente di troppo particolare, ci sono stati tanti altri film e serie TV a mostrare cose del genere. Ovviamente i Simpson hanno avuto più importanza essendo così famosi. E comunque un virus non può sopravvivere ad una spedizione. E non esiste che venga, ecco, inscatolato. Con questo concludiamo. Ricordatevi che è solo un cartone animato. Alcuni hanno deciso di tirare fuori da esso teorie assurde e forse a volte anche fuori di testa. Non prendete tutto troppo seriamente, godetevi la vita e la serie. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo.